passa alla Camera il Jobs Act, una delega in bianco al governo che sembra tradire la storia di un partito di sinistra al fianco dei lavoratori e dei loro diritti. Mi sarei aspettato una riforma del lavoro così liberale da tutte le forze di opposizione, a parte il Movimento 5 Stelle, ma non dal Partito Democratico. Quel Partito Democratico che va nelle piazze a difendere i lavoratori e invece oggi distrugge una storia. Ovviamente è una mera delega in bianco che lascia aperte tutte le strade, in palese violazione dell'articolo 76 della Costituzione, per mancanza di criteri direttivi e oggetti definiti. E così in questo caos i parlamentari si sono ritrovati praticamente a votare alla cieca. Il Movimento 5 Stelle ritiene che la vera grande riforma, la vera grande semplificazione sarebbe quella di poter abbassare significativamente le tasse su famiglie e imprese. Nel corso di un question time a Palazzo Madama, Barbara Rizzi ribadisce al ministro Poletti i rimedi della crisi proposti dal Movimento 5 Stelle. Solo in questo modo si potrebbe veramente far ripartire la produzione, gli investimenti e di conseguenza l'occupazione, i consumi, che sono quelli che potrebbero rendere finalmente sostenibile il debito pubblico. Alla Camera intanto è in corso il dibattito nelle commissioni bilancio sulla stabilità. Il Movimento 5 Stelle ottiene alcuni significativi risultati per le piccole e medie imprese. Grazie ad un emendamento a prima firma Rostellato, gli imprenditori sono salvi per gli sgravi 2013-2014 sulle assunzioni fino al 31 dicembre 2012. Uno stop al pagamento delle quote capitale dei mutui per il triennio 2015-2017 è quanto invece si deve ad un emendamento a prima firma Cariello, che andrà ad agevolare famiglie ed imprese. Infine arriva un cospicuo stanziamento per aiutare l'industria italiana della stampa Siamo in 3D. Siamo riusciti a ottenere 15 milioni di euro nella legge di stabilità 2015 per la creazione di sistemi open source, software e hardware legati alla manifattura di stampe digitali per la loro diffusione verso la cittadinanza e per l'informazione e la formazione degli studenti, perché noi crediamo che questo sia un settore fondamentale per il rancio produttivo del nostro paese, non in contrasto con l'artigianato classico, ma in aiuto all'artigianato classico e alle eccellenze delle produzioni artigianali italiane. Il governo stanzia 5,4 miliardi di euro per delle navi da guerra che non corrispondono alle esigenze dell'Italia e degli italiani in questo momento. Noi chiediamo fermamente che questi soldi oggi vengano spesi per le vere emergenze, per la sicurezza dei cittadini, per gli alluvionati, per gli asili nido, per la cultura, per nuovi posti di lavoro. Su proposta del portavoce Sergio Puglia, il Movimento 5 Stelle renderà pubblici i bilanci di tutti gli enti previdenziali ed inviterà i cittadini a spulciarli per denunciarne le anomalie. Abbiamo pensato di pubblicare tutti i bilanci degli enti previdenziali, per cui tutti i cittadini li potranno vedere, e dobbiamo poi pubblicare tutto e denunciare. Dopo la discussa sentenza Eternit, il Movimento 5 Stelle rilancia la proposta di legge sull'abolizione dei tempi di prescrizione. Abbiamo presentato la nostra proposta nel giugno 2013. Cosa prevede? Prevede che un indagato, quando viene rinviato a giudizio, arrivi comunque alla sentenza, sia essa di assoluzione, sia essa di condanna. In questo modo non vi saranno più prescrizioni. Non ci sarebbe più scampo né per politici corrotti né per delinquenti comuni. E vi sarà una vera giustizia per tutti. Le persone oneste devono essere protette dallo Stato. La giustizia non può più aspettare. È in arrivo l'ennesima sanatoria sul gioco d'azzardo. I centri scommesse che hanno operato collegati con bookmaker stranieri, privi di licenza italiana, versando 10.000 euro potranno mettersi a posto fino al 2016. Ancora poche settimane fa Renzi annunciava maggiori tasse sulle slot machine e videolotteri per poter pagare i costi sanitari causati. Le lobby hanno reagito. È l'ennesimo regalo, l'ennesimo condono. Possiamo tenere in piedi un'industria che distrugge un paese e non paga nemmeno i danni materiali causati?
Siamo qui agli stati generali della scuola, ci sono decine di cittadini da tutta Italia. Il mondo della scuola si incontra a Montecitorio al termine di una 2 giorni di lavoro per discutere delle misure necessarie per far ripartire l'istruzione pubblica nel nostro paese e per rispondere con delle controproposte alla cosiddetta buona scuola del governo Renzi. Qui abbiamo la scuola reale che contesta il modello della buona scuola di Renzi e sta riscrivendo le regole di una scuola che funziona, di una scuola che ha individuato quali sono le priorità partendo dalle classi, partendo dagli edifici, partendo dalle esigenze reali di genitori e studenti. Bene, abbiamo parlato di quella malattia così come di tante altre malattie gravi e gravissime. Il fondo per le non autosufficienze serve proprio ad accompagnare e a tutelare queste persone malate.